Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina vegana. Oggi cucineremo dei biscotti integrali con fiocchi d'avena e frutta secca. Per farli ci serviranno 250 g di farina o integrale o comunque una farina non raffinata, quindi 1 o 2. 150 g di fiocchi d'avena che io qui ho già mescolato con 50 g di frutta secca tritata grossolanamente, ho messo delle noci. Dei grilli di noce naturalmente, delle nocciole, poi ho messo dei semi di zucca, dei semi di girasole e anche avevo delle noci, quelle dell'Amazzonia, ho messo anche quelle, le ho tritate, col tritatutto abbastanza grossolanamente. Poi metterò 50 g di cioccolato fondente, tritato anche questo nel tritatutto. Serviranno 80 g di zucchero di canna, 120 ml di acqua e 60 ml di olio di semi di girasole e in più un pizzico di sale naturalmente e una bustina di lievito. Io uso sempre questo qua, sapete, mi trovo bene. E comunque sono un cremo tartaro già addizionato con il bicarbonato, altrimenti sapete che non lievita. Perché siccome qualche mia amica ha fatto la torta e gli è uscita bassa bassa, e allora mi ha detto non mi è lievitata. E gli ho detto: ma cosa hai usato il cremo tartaro? Ma hai preso quello già pronto oppure lo hai addizionato con la dose giusta del suo bicarbonato? Altrimenti è un agente lievitante che rimane inattivo. Il perché del cremor tartaro, lo sapete, è di origine naturale, deriva dall'uva, a differenza di tutti gli altri lieviti chimici, che sono comunque, insomma, come dice il nome, derivati da sostanze chimiche, e ha anche, essendo derivati dall'uva, naturalmente ha anche un potere disintossicante. Quindi diciamo fa bene alla salute alla fine e ci aiuta a preparare delle torte più naturali e a farle lievitare. Adesso impastiamo il tutto. E poi la spianatoia lo stenderemo e con un coppa pasta ricaveremo dei dischetti che vanno cotti a 180 gradi per 15-20 minuti. Adesso la tiriamo, vedete la sfoglia, questa specie di impasto insomma, alto circa 3-4 mm, e poi col coppa pasta, che è questo, tagliamo dei biscottini e li mettiamo sulla placca del forno. Ecco, magari un po' più sottile di così. Bene. Pronti per essere infornati. Con questa ricetta ne vengono fuori circa 2 teglie così. Adesso 15 minuti a 180 gradi. I nostri biscotti naturali e molto nutrienti sono pronti, vedete. 10 minuti di cottura e sono perfetti. Sono molto buoni, naturali perché sono tutti questi semi, poi ognuno può mettere quelli che preferisce naturalmente. Vi ringrazio di essere stati con me e oggi abbiamo preparato per una volta tanto qualcosa di sano e molto naturale, nutriente. Di solito io tendo a essere un po' più sul peccaminoso, però ogni tanto ci sta. Allora saluto, vi invito a seguirmi sempre sul mio canale YouTube e anche sulla mia pagina Facebook Come ti cucino vegano. Ciao, alla prossima!